Che c'è, Gla? Ma niente, sto un po' in ansia per stasera. Per stasera? Perché? Ma dai, Tiziana è una figa, hai fatto un bel acchiappo, eh? Sì, sì, però mi vuole portare in questo posto dove fanno solo hamburger di tutti i tipi. E beh, lo sai che sei vegano, no? No. Ma come, te l'ho detto, lo devi dire a tutti che sei vegano. Le ragazze cambiano atteggiamento quando sanno che sei vegano, no? Ma dai, che cambia? Ma cambia, cambia, sei tu che non te ne rendi conto. Io mi rifiuto di pensare che il genere umano sia così idiota. Cla, fidati, sono 10 anni che faccio così e è sempre andata bene. Facciamo una prova. Io sono una ragazza, molto bella, come vedi. Siamo dentro il pub e ti offro un morso del mio fantastico double cheeseburger. Che fai? No, grazie, sono vegano. Niente, a te proprio non ti piace scopà. Niente, niente. Sentiamo cosa avrei dovuto dire. Claudio, non devi far capire subito che sei vegano. Riproviamo. No, grazie. Ma che fai? E mo che ho fatto? Ma che è sta faccia schifata? Ma così si offende? Tu devi far percepire il sacrificio, devi far capire che lo fai per un motivo nobile. Ancora. No, grazie. Oh, bravo. Poi immagino non debba dirglielo subito, svagheggi un po'. Esatto, svagheggi, vedi che un po' capisci. La fai cuocere un po' nel suo brodo, lei si incuriosisce. L'importante è non dare mai l'impressione che sei a dieta o intollerante. Tu sei un eroe. L'eroe dei coniglietti, dei cucciolini di cagnolino, dei gatti. È lì che cominciano a bagnarsi. E quando sarà cotto a puntino, tu le dirai... Sono vegano. Ecco, no, così sono sfigato. E mo che non va? Claudio, parliamo di cose serie, il linguaggio, le parole sono importanti. Sono vegan. Non posso, sono vegan. Ma sei mai uscita con qualcuno conosciuto su Tinder? No, ti pare? No. Mi sono iscritta per curiosità, non è che esco con tutti quelli che incontro lì. Certo, no, infatti non volevo dire nulla del genere. Si vede che sei una brava ragazza, poi. Grazie. Infatti neanch'io voglio... Cioè, sì, magari, per... No, nel senso... Magari si creano delle situazioni ambigue ogni tanto. Ambigue? No, cioè, due ragazzi al pub non si conoscono. No, guarda, non sono proprio il tipo. Poi con uno sconosciuto... No, meglio di no. Tu? Prima volta. Grazie. Mamma mia, sto panino alzato, ma è pieno di semini. Potevi chiedere quello normale, ce l'hanno, chiedo? No, tranquillo, a me piace il sesamo, però qua ce n'è proprio troppo. Dai, guarda. Sì. Assaggia. Non posso. Come non puoi? Sei a dieta? I am vegan.